Uè ragazzi e bentornati! Oggi in questo video vi parlerò del muro sonoro. Innanzitutto questa nuova trappola introdotta con la patch 10.20 è possibile ottenerla facendo percorrere 2500 metri al furgone nella missione dell'evento Mettiti in marcia. Quindi in poche parole vi bastano meno di due missioni e non serve neanche che la finite, nel senso se la fallite, amen. Se però la portate a casa vittoriosi, ricordatevi che le ricompense valgono veramente la pena. Comunque, tralasciando come è possibile ottenere la trappola, oggi vi spiegherò che utilità ha. Allora, ovviamente questa trappola sonora da muro farà ballare i nemici. Come funziona il ballo però? Attenzione, farà ballare solamente i più piccoli, cioè i mostri della nebbia e i boss non balleranno, bensì avranno lo stordimento da impatto. Come funziona per le luci a muro più o meno? Con la differenza che le luci a muro funzionano così per tutti, mentre questa trappola qui farà ballare i più piccoletti. Il che è molto molto utile, perché innanzitutto i piccoletti sono quelli che ci attaccheranno in massa i nostri obiettivi. Quindi avere una trappola che tra virgolette li fa perdere tempo, li fa ballare, quindi durante il ballo loro sono impossibilitati ad attaccarvi, sia a voi ma sia alle strutture. Che cosa succede quindi? A questa trappola ho deciso di metterci quante più perk di ricarica possibile. Con due perk di ricarica, infatti loro, diciamo che anche una perk andrebbe bene in realtà, perché non fanno in tempo a finire di ballare che la trappola si riattiva. Però appunto per farli ballare nuovamente servirà che si attivi una terza volta, siccome la seconda si è già attivata mentre ballavano. Questa seconda perk è più stata messa per appunto per poter utilizzare appunto la trappola dentro i tunnel, perché questa seconda perk di ricarica, per fare diciamo questa mezza build FK, potremmo anche evitarla. Però perché ho deciso di percarla così? Perché ovviamente non la utilizzerò solo per questa missione, solo per farmi queste build, ma una particolarità di questa trappola è appunto il far droppare la bombola dai bombaroli. Attualmente dovete stare molto attenti, perché se il bombarolo droppa la bombola e ci passa sopra un altro tizio che ha droppato un'altra bombola, oppure il bombarolo prende il matto, torna indietro, comunque si riprende la bombola in mano, come vi avevo già spiegato in un altro video. Però attualmente c'è anche un bug molto molto importante, nel senso che se il bombarolo riprende la bombola da in terra e poi la riperde, quando lui ci attaccherà avrà in mano una bombola che noi non vedremo, perché sarà appunto invisibile, e quindi ci triggererà molto, ci farà saltare in aria magari tutto. Sicuramente ora questa cosa comunque verrà vista dalla Epic, magari verrà patchata, ma magari verrà patchata pure nella season 20, quindi il massimo che posso fare è consigliarvi di stare molto molto attenti per il momento. In sé questa trappola è molto molto utile anche per il seguente motivo: funziona attraverso le scale. Se noi andiamo a mettere una scala, quindi che interrompe la visuale tra quella che è la visuale dei mob e il muro sonoro, quindi se sono separati da una scala, attraverso la scala il muro sonoro avrà effetto. Quindi potremo utilizzare questa, diciamo, build per mettere due ostacoli in più agli zombie se abbiamo problemi, quindi un muro e una scala di fronte. All'inizio ammetto che l'avevo percata con durevolezza, però ho notato che appunto non c'è bisogno di utilizzare la perk di durevolezza. All'ultima perk ho deciso di aggiungerci durata degli effetti, perché appunto fa ballare i nemici per più tempo, per 3,2 secondi precisamente. È una trappola molto molto utile, sia progettata bene sia esteticamente molto carina. L'effetto sonoro comunque farà venire mal di testa anche ai più rilassati, quindi vi consiglio di abbassare il volume della musica se ancora non l'avete fatto. Per il resto è davvero utile raga, io vi consiglio assolutamente di prenderla e potenziarla. Non subito potenziarla, ma comunque in futuro se avete le risorse potenziarla è sicuramente vantaggioso. Quindi le due velocità di ricarica per questo motivo. E perché ci sono tre perk di impatto e respinta, voi direte, quando comunque per gli zombie piccoli ne bastano due o addirittura una? Come vi ho già spiegato raga, gli zombie hanno quello che è uno scudo immaginario da rompere prima di subire i danni da impatto. Ricordiamo che l'impatto non fa danno, bensì fa respinta, fa stordimento, fa tutto ciò che riguarda l'impatto. In questo caso, in questa trappola, sappiamo che l'impatto fa ballare gli zombie piccoli, però i mostri della nebbia quali Smasher, Taker e Occhi Belli avranno uno stordimento al posto che ballare. Attenzione però, con due perk di impatto e respinta, ogni volta che la trappola si attiverà non farà stordire lo Smasher. Invece con tre perk di impatto e respinta questo succederà al 100%. Vi basterà provarla voi stessi, io ho già fatto dei test comunque molto approfonditi. E questo è il motivo: possiamo decidere di togliere l'ultima perk con durata degli effetti e metterci durevolezza. Se proprio non ce la facciamo e non abbiamo le squadre di superstiti molto potenti con la durevolezza, anche se comunque io ho un 60% di base con i superstiti oro e non è comunque esagerato.
Per il resto comunque anche nella modalità endurance sicuramente sarà parecchio parecchio utile, sia per il fatto dello stordimento sia per il fatto dei bombaroli. Ne vedremo delle belle in futuro. Ricordatevi che come ogni trappola che funziona ad impatto, annulla quello che è il salto degli smasher. Non quello dei piccoletti, dei cicciotti, dei medi, ma quello degli smasher sì. Quindi, ricapitolando, ottima trappola sia per il fatto dei bombaroli, sia per il fatto del ballo, sia per il fatto dello stordimento. Comunque in sostanza sarà veramente veramente utile in vari aspetti. Vi consiglio assolutamente di prendervela, d'altra parte è semplicissimo ottenerla. Ricordatevi sempre l'effetto controproducente dei bombaroli, che attualmente ci sono questi piccoli bug che comunque bisogna sempre ricordare. Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento cosa ve ne pare anche a voi di questa trappola. Voglio sapere anche voi se avete trovato qualche altro modo in cui utilizzarla oltre ciò. Mi raccomando solamente di abbassare il volume della musica. Bella bella!